oggi giornata fredda, abbiamo deciso di fare nulla. Facciamo lo stesso allenamento che bisognava fare su strada. Ora faccio circa un'ora e mezza, non faccio di più. Come mi sono organizzato? Ho preso il cardio frequenzimetro, l'ho messo qui sulla bici, che è molto importante, ho preso una borraccia d'acqua, ho messo i sali minerali, perché facendo i lupi si suda molto. Ora faccio questa mezz'ora di riscaldamento, dopodiché faccio delle ripetute di forza e resistenza. Che cosa significa? Vado a mettere un rapporto duro come questo. E simulo una salita di forza e resistenza. Faccio 4 minuti con una pedalata con un'intensità. La faccio una da seduto e una da in piedi. Sempre il movimento leggero, sempre il movimento, la pedalata lenta, pedalata lenta. Quando siamo seduti le mani le appoggiamo sul manubrio, non facciamo la presa sul manubrio, perché non ci serve di fare forza con il corpo così, bisogna rimanere fermo. Possiamo regolare anche il rullo da questo, lo mettiamo duro in questa maniera, così facciamo la forza. Ora continuiamo il nostro riscaldamento di mezz'ora. Faccio una mezz'ora di riscaldamento con una pedalata agile, faccio queste 6 ripetute da 4 minuti, una seduto, poi vado un paio di minuti di recupero agile come adesso, poi la faccio un'altra in piedi, poche parole verrebbero, 3 da seduto e 3 da in piedi, in tutto sono 6, poi rifaccio mezz'ora di scioglimento, in maniera che riscioglieremo il muscolo, perché dopo questo lavoro che è circa 20 minuti, 25 minuti di forza e resistenza, la gamba è abbastanza dura. L'importante è che guardiamo il cardio frequenzimetro, perché i battiti del cuore li teniamo sempre bassi, perché il lavoro deve essere muscolare e non deve essere cardiaco. Quindi il cuore è basso, ma l'intensità delle gambe è dura. Una dura intensità sulle gambe, una pedalata lenta e un cuore basso. Queste sono le salite di forza e resistenza che io faccio sui rulli quando non posso andare su strada. Pollice in su.